Perduto tra la Valle dell'Iri e i Monti della Maiella, Castellafiume sorge addossato a un monte, abbuiato dalle querce e pieno di brusii, colmo di leggende. Castellafiume è un tipico paese montano dell'Appennino collocato in Abruzzo, nella Valle di Nerfa. La Valle di Nerfa è una valle incastonata tra il Parco dei Monti Simbruini e un altro sito di interesse comunitario rappresentato dal Monte Girifalco e dal Monte Aurunzo. Questo è un paese che vive di montagna, di legno e di acqua. I primi insediamenti umani in quest'area si devono all'importanza commerciale e strategica della Valle di Nerfa. Fin dall'epoca romana, l'acqua del Rio Sonno, che è uno degli affluenti maggiori dell'Iri e di Capo di Rio, è stata portata nei piani palentini ed il primo lavoro è stato quello del console Aurunzo, che ha scavato una galleria proprio nella montagna di fronte a Castellafiume, che è un'opera di ingegneria romana estremamente importante. La presenza di un avamposto, detto Castellum, sul monte Girifalco, narra l'importanza di questo presidio montano. Dopo la caduta dell'Impero Romano, il territorio venne riorganizzato dai monaci benedettini. Ai piedi del valico del monte Girifalco, la chiesa di Santa Maria della Neve conserva un dipinto seicentesco che rappresenta la Madonna con il Bambino e San Benedetto. Sotto il valico troviamo una chiesa, che è una chiesa dell'anno 1000, che è l'unica traccia rimasta dell'antico romitorio dei Benedettini. Le tracce del buon governo dei monaci di Monte Cassino si ritrovano anche presso l'intatto borgo di Pagliara dei Marsi. La chiesa di questa suggestiva frazione è dedicata a San Salvatore, di cui abbiamo traccia fin dalla bolla papale del 1188, poi ristrutturata, rimaneggiata in epoca rinascimentale e successivamente ha avuto altri restauri negli anni 80 del Novecento. In questa chiesa è presente un organo importantissimo, perché è uno dei pochi organi della Marsica perfettamente funzionante, risalente al 1873 della ditta Vaiola. Come Pagliara, anche Castellafiume ospitò per tutto l'Alto Medioevo un'importante abbazia benedettina. La chiesa di San Nicola di Bari probabilmente fu edificata dai monaci benedettini di Monte Cassino, che all'inizio dell'Alto Medioevo, diciamo intorno all'anno 1000, abitavano questa valle e erano il fulcro, il punto di riferimento per la popolazione, sia per la vita economica che quella sociale. La chiesa, oggi profondamente trasformata a causa dei ricorrenti terremoti, si mostra al visitatore nelle fattezze di un'elegante parrocchia di campagna. Ha una struttura barocca a tre navate, con la navata centrale e le due navate laterali, che hanno entrambe due altari minori per lato. La struttura esterna è in pietra, riportata a vivo nell'ultimo restauro degli anni 2000. Degno di nota, nella trama di vie del borgo, è il palazzo signorile. Qui si insediarono gli Orsini e i Colonna, ricche famiglie attratte dalle molte ricchezze di queste vallate, prima fra tutte l'abbondante legname. Se la faggeta del Parco dei Monti Simbruini è la più estesa d'Europa, Castellafiume ha instaurato un rapporto molto particolare con la lavorazione del legno. Questo rapporto con il legno dura ancora oggi, perché una delle principali attività di Castellafiume è proprio la lavorazione del faggio. Il faggio che si presta benissimo agli utensili di cucina. La nostra azienda nasce nei primi del Novecento, ancor prima della Prima Guerra Mondiale. Tra le mura del nostro castello, che poi purtroppo fu distrutta dal terremoto del 1915. Un sapere antico che si trasmette ancora oggi e che si concentra su un settore specifico, quello degli utensili da cucina. Li chiamo con il loro nome,
come la tradizione vuole, con il nome dialettale, facevano delle cucchiarelle, forchettoni, spatole, scifette, pilozze, cagno, cioè il mattarello. Noi siamo la quinta generazione, ad oggi continuiamo a fare gli stessi oggetti di allora, anche se con dei macchinari un po' più all'avanguardia, e produciamo qualità e quantità superiore. Oltre a questo, i boschi che cingono Castellafiume rappresentano anche un acceleratore del motore turistico. Chi viene qui è portato a camminare e non a caso abbiamo riaperto dei sentieri che storicamente si erano ormai richiusi perché ormai abbandonati. Abbiamo fatto una mappa anche con l'aiuto del CAI e della Proloco e questa mappa dei sentieri è sempre molto ben accetta, soprattutto dagli scout che vengono numerosi in queste località. La bellezza delle fagete, delle sorgenti, del lago di Valleverde si sposa con i percorsi storici. Il cammino dei briganti, la strada dei Cippi, la strada romana che corre verso il passo di Girifalco sono percorsi ogni anno da viaggiatori e pellegrini. Un altro elemento di attrazione sono ovviamente le feste popolari. Gli eventi più importanti sono legati agli avvenimenti e alle feste patronali e alle feste civili. Quindi è molto sentito il legame con San Nicola, che è il protettore del paese di Castellafiume, e San Salvatore, che è invece il santo a cui si è dedicata la chiesa di Pagliara. Questi due eventi raccolgono sempre un grande afflusso di persone che ritornano normalmente da Roma, dove è partita l'emigrazione più consistente da questi paesi. L'emigrazione, tratto distintivo della storia locale, merita un apposito capitolo. La piazza dell'emigrante è una piazza che dagli anni 2000 è stata dedicata appunto all'emigrazione, perché Castellafiume ha subito fortemente questo fenomeno fin dal XVI-XVII secolo, quando i pastori emigravano stagionalmente verso l'agro romano e verso il tavoliere delle Puglie per portare il proprio gregge. Verso la fine dell'Ottocento inizia una nuova ondata di emigrazione verso l'America e Castellafiume partecipò a questo esodo. Questa piazza, con le pietre poste sotto al monumento con i nomi di numerosi emigranti, ci ricorda la fatica che è costata ai nostri nonni, ai nostri genitori, partire, lasciare questo posto e per cercare un riscatto e una vita migliore. Se le tradizioni accomunano chi parte a chi resta, tutti si ritrovano a tavola per degustare le molte eccellenze della cultura contadina e silvana. Oggi abbiamo preparato la chitarrina al tartufo, poi abbiamo dei fettuccine ai funghi porcini, poi abbiamo dei ravioli, piatto tipico del paese, questo è un ripieno di ricotta e spinaci, e oggi l'abbiamo preparati con burro e salvia, come i vecchi tempi. Poi abbiamo dei gnocchi di patate con sugo tradizionale di pecora. Un altro piatto è la gelatina, questa la chiamiamo gelatina. Sono dei ritagli di maiale, codiche, zampetti, vengono bolliti, poi fatti freddare in un piatto con una foglia di alloro, è un piatto tipico della Pasqua. Poi sono dei cosi, noi chiamiamo fiatoni in dialetto, è un ripieno di vari formaggi conditi con sale, pepe, uovo, fatti tipo i calzoni e infornati. E poi abbiamo dei dolcetti tipici, ciambellini al vino e tozzetti da accompagnare a fine pasto con una genziana, un amaro, sempre tipici del paese. Sapori e sensazioni che ripropongono intatte le atmosfere del passato. A Castellafiume è facile immergersi in una natura antica, accompagnati dal ritmo d'altri tempi. You